Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Dunque, cari amici, oggi voglio iniziare con voi una nuova avventura, un nuovo cammino. Così almeno non ci annoiamo, scopriamo sempre cose nuove. Chi mi segue tra voi ricorderà bene che tempo fa avevo fatto un video, che dopo vi metterò alla fine nei consigli dei video da vedere, che parlava del signor Luciano Pardo, che è un contattato cileno, un contattato delle Pleiadi, e il quale è un uomo di grande saggezza e di grande conoscenza scientifica. Io l'ho scoperto per puro caso. Questo personaggio mi ha affascinato fin dal primo momento che l'ho scoperto, e praticamente ho seguito tutti i video che lui ha dato in interviste, in varie interviste, e ho scoperto così una persona veramente straordinaria che voglio far conoscere anche a voi. Do a lui tutta la credibilità del mondo, non per quello che dice, ma per quello che sa, per quello che conosce, e che vi farò scoprire man mano ogni giorno, portandovi un pezzettino dei suoi video che io ho, diciamo, ho doppiato, cercando così di fare il meglio che potevo per potervelo presentare e farvelo conoscere, far conoscere questo personaggio anche in Italia. Lui è veramente un pleiadiano incarnato su questo pianeta per compiere una missione, e racconterà in questa prima parte che voglio presentarvi di questa intervista come è iniziato il suo contatto, ed è molto interessante da seguire. Quindi oggi vi farò ascoltare la prima parte di questo video, domani la seconda parte, e poi nei prossimi giorni vi presenterò i video in cui lui espone le sue conoscenze, quello che ha imparato circa il funzionamento dell'universo, sulla fisica terrestre e la fisica cosmica, cose veramente estremamente interessanti, al punto che molti scienziati nel mondo lo hanno contattato, anche se poi non possono dirlo pubblicamente, proprio per confrontarsi con lui, perché lui possiede delle conoscenze che sulla Terra ancora noi non abbiamo. Ma non voglio anticiparvi niente, quindi io adesso vi invito a guardare la prima parte di questo video. Dopo la visione di questo video condividerò i messaggi metafonici come faccio ogni giorno. Dunque, buona visione. Salve, buonanotte. Siamo qui con Luciano Pardo, che è un contattato cileno dalle civilizzazioni delle Pleiadi. Salve Luciano, come sta? Buonasera. Com'è lì la notte cilena? Salve, la notte cilena è diventata un po' fredda. Anche qui a Buenos Aires è freddo. Sì, quello che succede è che io abito nella precordigliera delle Ande, in una zona abbastanza alta e fredda, vicina ad un cammino molto famoso che porta ai Faraglioni. Cosa pensi sia importante da dire oggi alla gente? Bisogna essere ottimisti. Io sempre dico che dobbiamo cercare di contaminare le persone in forma positiva. Dobbiamo trovare il modo di vedere le cose positive della vita. Bisogna trasmettere alla gente felicità, fiducia, amore incondizionato, che è quello che più serve alla gente. Sì, chiaro. Luciano, io avrei una domanda da farti. So che tu lo hai già raccontato in tanti altri canali, ma c'è sempre gente nuova che ascolta, e quindi vorrei che tu lo ripetessi. Come cominciò il tuo contatto con queste civiltà pleiadiane? E so che eri molto giovane quando cominciò il contatto. Bene, tutto questo cominciò molto presto. Adesso ti spiegherò che io, quando ero già da 2 mesi, 2 mesi e mezzo nel ventre di mia madre,
Io tengo memoria, mi ricordo vividamente che io uscivo dal corpo che avrei avuto, uscivo dal corpo di mia madre e andavo intorno, giravo intorno alle persone della mia famiglia. E anche io diventai amico di un cagnolino che avevamo nella casa mentre ero in questo stato. E io giocavo con lui. Insomma, tengo memoria di tante cose. E anche quando poi ero più grande, per esempio, mi ricordo quando ero nella carrozzina da neonato. Io mi attaccavo con le mani sopra, tipo Tarzan. Me lo ricordo perfettamente. Era una carrozzina blu, azzurra, grande, con una cappottina sopra. Insomma, era una carrozzina molto pesante e robusta, perché io mi attaccavo tipo Tarzan, anche se avevo pochi mesi, e mio padre molte volte venne a salvarmi, a staccarmi da quella posizione, e io avevo pochi mesi. E io ero molto felice. Poi mi ricordo altre cose, via via, crescendo, più avanti, ebbi un padrino, che era un amico di mio padre, un militare. Fu, diciamo, il mio padrino di battesimo. E quando io ebbi più o meno 3 anni, 3 anni e mezzo, lui mi regalò un sillabario hispanoamericano. Il sillabario ispanoamericano. Mi aprì questo abbecedario dalla parte posteriore e io mi ricordo c'erano tutte queste lettere segnate in rosso. E lui mi disse: "Guarda, quando tu avrai imparato a leggere tutte queste lettere e questi numeri, potrai capire tante cose, potrai leggerti anche un libro." E io ero veramente molto affascinato. E verso i 3 anni e mezzo, 4 anni, io già leggevo e scrivevo perfettamente. Bene, poi viene il tempo del collegio e io mi sentivo fuori luogo, e anche quando uscivo con mio padre per andare a passeggiare o a comprare qualcosa, questo mondo mi sembrava fuori posto, non era il mio mondo, non mi sentivo a casa, era come stare in un mondo bizzarro. Io non capivo niente di niente, non capivo l'oggetto, la forma di essere, la reazione delle persone. E tutto questo mi sembrava strano, non riuscivo ad abituarmi, mi dicevo: "Questo no, non è il mio mondo." Comunque un po' dovetti abituarmi col trascorrere degli anni scolastici, feci la primaria, poi la secondaria e in questi anni mi trasformai un po' nel difensore di tutti i miei compagni più deboli, quelli che venivano presi in giro dai bulli del collegio e fui espulso molte volte per questa motivazione, non sopportavo l'ingiustizia. Insomma, crescendo, andando avanti, io facevo a pugni con questi prepotenti e diventai veramente intollerante verso tutte le forme di ingiustizia che vedevo intorno a me. E anche tante volte mi misi in discussione anche con mio padre, discutevo con lui su tanti argomenti, lui la vedeva in maniera completamente diversa da me e io gli dicevo: "No, questo non può essere come dici tu." E così durò la storia, andai avanti fino ad arrivare ai miei 16 anni. Stavo studiando per prepararmi all'esame per entrare in aviazione, l'esame di ammissione. L'esame d'ammissione per entrare nell'aviazione. E fu quando io stavo studiando una notte. Io avevo una camera da letto, l'unica camera da letto che avevamo in un secondo appartamento. E c'era una finestra molto grande, era estate, faceva veramente molto caldo e io avevo la finestra aperta, spalancata, una finestra molto ampia. Io stavo sdraiato, solamente col lenzuolo, in slip, e non indossavo nemmeno il pigiama. Sin pigiama, E all'improvviso vedo dalla finestra qualcosa che mi sembrò la luna. Non le diedi molta importanza, ma quando la riguardai mi sembrò strano perché questa luna cambiava di colore, attirò la mia attenzione. La guardo di nuovo e mi accorgo che questa luna cambia di forma e da rotonda diventa ovale. Ecco, come un piatto di forma ovale. Comincio poi a vedere delle luci che girano tutto intorno a questo apparato e da queste luci, esce un raggio.
Questo raggio mi colpisce nel petto, io comincio a sentire tutto il mio corpo intorpidito. È un formicolio che parte dalla punta dei miei piedi fino alla mia testa. Io lottai per cercare di riprendere il controllo del mio corpo. Cercai di sollevarmi, di uscire dalla camera. Io stavo disteso con un libro nella mano. Mi accorgo che le mie mani non ubbidiscono, le mie mani non rispondevano. E cominciai a lottare per non perdere la coscienza. E lottavo per non chiudere gli occhi perché volevo vedere che cosa andava a succedere. E vedevo che questo apparato si avvicinava. E curiosamente questo raggio di luce vedevo che era come un tunnel, come se stessero proiettando un cilindro molto luminoso. Un cilindro luminoso. E la luce che veniva dal centro di questo tunnel era bianchissima, però non mi accecava. E vedevo che intorno aveva una luce azzurra, elettrica, un blu elettrico e violetta, che cambiava. Bene, a quel punto io già non avevo forza, mi si chiusero gli occhi, però non ho mai perso la coscienza. Dopo ho sentito come mi prendevano, come levitavo. Sentì la levitazione perché loro mi stavano facendo levitare e sentì come il lenzuolo scorreva sopra il mio corpo. Poi sentì un colpo d'aria dietro la testa e fu quello il momento in cui io stavo passando attraverso la finestra. E da qui sento una sensazione di vertigine, come se fossi entrato in un ascensore. Ricordo di aver lottato per cercare di recuperare la sensazione del mio corpo. Non ci riesco e d'improvviso sento che comunque ritorna la sensazione fisica e sento che sono seduto su qualcosa, seduto come in una sedia reclinabile e ho le mani su entrambi i bracci di questa sedia. Ebbene, io avevo una sensazione di terrore, come un fantino su un cavallo impazzito e non pensai neanche lontanamente all'esperienza che avrei avuto. Che dal terrore passò poi a qualcosa di straordinario, in quanto a sentimento, diciamo. E lottai per avere la forza di aprire gli occhi e mi ritrovai seduto in questo sedile reclinabile, rivestito di una stoffa come se fosse acrilico, di un color bianco latte, però era molto soffice. Al tatto era come solido, però spugnoso. Di modo che le mie mani sopra questi bracci si incorporavano un po' in questo materiale. E lo sentii molto tiepido, caldo, molto piacevole. Poi guardo davanti a me e vedo che sono chiuso in una cabina di cristallo cilindrica. Vedo che curiosamente ha delle linee fatte a forma di favo con le cellette delle api, che avevano più o meno così una grandezza di 10 centimetri. Erano proprio come favi di api. Erano esagoni, diciamo, come finestre esagonali, una cosa così. E all'altezza del mio petto, io stavo a una distanza dalla cabina di circa 50 centimetri, avevo come una specie di macchinetta, una scatola scura. Davanti rettangolare e al centro di questa scatola c'era come una specie di lente fotografica e curiosamente intorno a questa lente c'erano come delle luci che giravano ed erano strane perché non erano luci fisiche, non erano diodi, non erano lampadine, erano per così dire una corsa di energie che correvano tutte in circolo. Una rossa e una blu che giravano in senso una opposta all'altra. Ebbene, dal centro di questa lente esce di nuovo il raggio e mi colpisce nel petto. E io comincio a sentire qualcosa che comunicava con me, però non era una comunicazione telepatica. Non era come una voce che io potevo sentire. Era più come dei sentimenti con immagini. E
si proiettavano a me, come se tu avessi gli occhi chiusi e qualcuno ti dice tranquillo, non preoccuparti, non ti faremo del male. Saprai che noi già ci conosciamo da molto tempo. Ya vas a ver que nos conocemos de hace mucho. È arrivato il momento che tu ti risvegli per comprendere che tu sei in una missione, che devi svolgere questa missione nella quale sei stato incluso. Digamos, incluido. Questo per dirlo in breve. E all'improvviso si accende una specie di luminescenza che non arriva da nessuna parte specificatamente di quella cabina. E vedo che è una sala di comando di una nave. E di fronte a me, ad una distanza di 3-4 metri più o meno, vedo una scrivania dello stesso materiale biancastro che anche emetteva luce, senza forma, senza dettagli, niente. Dietro questa scrivania c'era una persona seduta, coi capelli argentati, lunghi, e baffi e barba, non molto lunga, molto curata. E anche i capelli erano ondulati, con un volto con un aspetto così per dire ellenico, perfetto, occhi molto grandi, direi di color violetto, con una pelle perfetta, una pelle liscia, direi quasi come un greco, però allo stesso tempo la pelle era come abbronzata. Ed era una persona che mostrava l'aspetto di una persona con non più di 25-28 anni e aveva al suo fianco due esseri, con una tunica bianca. Io non vedevo il loro volto. Però vedevo che sotto la tunica avevano la stessa uniforme dell'essere che stava seduto. Lui che stava seduto aveva una uniforme con un collo tipo alla coreana. E questa uniforme era così, color khaki, color crema. Aveva un simbolo qui impresso e portava una cappa rossa, questo che stava seduto. Quelli che stavano in piedi portavano un cappuccio e una tunica, color celeste. E avevano una specie di cinturone qui dorato, incrociato. E dunque costui mi parla, mi dice, però la comunicazione che ho con costui è di un tipo molto diverso da quello che noi comunemente pensiamo essere la telepatia. Presumiríamos que fuera la telepatía, Noi intendiamo la telepatia come se tu senti le voci nella tua testa. No, non è così. È molto più di questo. È come se la mia propria mente traducesse le parole che lui emetteva nella mia lingua, però con immagini e con sentimenti. E la fiducia che questo essere mi ispirava era molto di più che una fiducia paterna o fraterna o di un essere molto caro. Bene, mi dice che mi farà vivere alcune esperienze perché io possa ricordare come mai mi trovo in questa situazione. Si dissolve quindi questo raggio che mi passa nel petto e all'improvviso io vedo che esco dal mio corpo e attraverso la cabina. Quando attraverso le cose solide che, diciamo così, avevano in questo centro di controllo, io comincio a comprendere, però così in una forma normale, un ricordo così improvviso nella mia mente. Mi ricordo tutto. La nave, che tipo di nave, come funziona, così in un istante. E mi sento attratto da una sfera che era inserita in una specie di macchinetta mangiamonete come quelle che hanno nei casinò. Ma piena di simboli luminosi che si accendevano e si spegnevano, e sopra questa macchinetta avevano una sfera più o meno di questa grandezza. Però era una sfera non solida, era una sfera come di energia. E mi sento attratto verso questa sfera. E quindi io, in questo stato di sdoppiamento, perché vedo che sono sdoppiato, entro in questa sfera. E questa sfera esce dalla nave e va verso l'esterno della nave.
quando ciò accade io capisco tutto il processo di com'è questa nave, di come funziona. E la sento così conosciuta e familiare che mi ricordo perfino che io pilotavo questa nave un tempo. Quando esco fuori dalla nave trovo un altro tipo di paesaggio, non era lo stesso paesaggio che avevo lasciato della nave che stava sopra la mia casa, no. Stavo in un terreno completamente distinto, stavo in una specie di deserto e lontano si vedeva una selva, non molto lontano. E vedo intorno a me delle bighe, dei cavalli correre con i loro auriga, queste bighe di tipo egiziano, un Egitto antico. Vedo che davanti a tutti va un essere speciale, che io presumo fosse stato un faraone. Andava con una donna che sicuramente era la moglie e con un'auriga che conduceva questa biga. Avevano due bighe ai loro lati e due bighe molto più indietro. Con soldati come scorta. E all'improvviso vedo che i cavalli si fermano e cominciano a saltare verso l'alto. E all'improvviso i cavalli, che erano quattro cavalli bianchi che conducevano il carro col supposto faraone, vedo che stranamente i cavalli si abbassano e si inginocchiano, mettendosi calmi. Le altre scorte girarono spaventati, se ne scapparono spaventati, girarono i cavalli. E vidi davanti, io penso che sia stato a una distanza di 150-160 metri, vedo una nave incredibile, enorme, che stava posizionata davanti a questo carro. Quindi vedo che esce da sotto la nave un raggio e in una specie di ponte luminoso vedo scendere tre esseri. E quando li vedo, vedo che sono gli stessi tre esseri coi quali io stavo dentro la nave. E dunque lì essi mi mostrano, diciamo così, un fatto storico. E questo fatto storico è basato nel contatto extraterrestre che ebbe un faraone chiamato Akhenaton. E da lì viene dunque il disco solare. E viene tutto ciò che, diciamo, la missione che loro hanno dato a questo faraone. E loro dettero una missione a questo faraone, che lui doveva diffondere l'idea che esiste un Dio unico. E quindi lui diventò il primo essere che instaura la credenza nel monoteismo. Bene, da qui ti racconto altre epoche. E Luciano, quando tu eri nella nave, come accade? Loro ti mostrano un'immagine o viaggiate veramente nel passato? Viaggiate nel passato in un secondo per visualizzare questo fatto, no? Una cosa così. Mi fecero visualizzare molti fatti e mi fecero anche visualizzare molte mie incarnazioni. Io ho sette incarnazioni qui e questa è la mia ultima incarnazione. E durante le sei incarnazioni precedenti io sempre ho avuto una missione per lo sviluppo dell'essere umano. Però mi portano molto indietro a un certo punto e mi portano ad Atlantide. E io mi vedo con i miei compagni che sono quelli che stavano con me nella nave. Avevamo preso gli accordi di ritrovarci in ogni incarnazione. Vedo poi che arrivo molto indietro, fino a vedere me stesso in una stazione spaziale, come un satellite di Electra, del sistema solare di Electra delle Pleiadi. Mi vedo lì in una congregazione, in una riunione dove si riunirono qualcosa come 700-800 mila. Diciamo così, li possiamo definire volontari. E ci presentavamo per una missione, per venire in questo sistema solare. Di questi più di 700.000 selezionarono poche migliaia.
Perché scelsero coloro che potevano essere assolutamente capaci di portare a termine la missione che era stata stabilita per questa civiltà umana. Cioè, nessuno di queste persone che furono mandate qui avrebbe fallito la sua missione. Tutti noi sicuramente andremo a compiere la missione affidata. Spero dunque, cari amici, che questa prima parte di questo interessante racconto, molto avvincente, vi sia piaciuta. Io ho deciso di farvi conoscere il signor Luciano Pardo perché noi abbiamo parlato per tanto tempo delle comunicazioni dei nostri fratelli, dei nostri angeli pleiadiani, pleiadini, e quindi mi sembrava giusto continuare in sintonia con questo discorso, a portarvi una testimonianza concreta della presenza che questi fratelli hanno ancora oggi, ogni momento accanto a noi. Probabilmente loro sono stati sempre qui accanto a noi, fin dalla nostra origine. Anzi, mi sento di dire non probabilmente, ma sicuramente. E dopo questo chiarimento che ci tenevo a fare per farvi comprendere i motivi di questa scelta, di questa mia decisione, andiamo a prenderci la nostra razione di miele quotidiano e andiamo ad ascoltare i bellissimi messaggi metafonici che anche oggi ci aspettano. Prima però volevo farvi notare una cosa straordinaria. Io qualche giorno fa ho pubblicato non uno, ma alcuni video in cui i nostri fratelli ci preannunciavano la scoperta di una cura contro questo vaccivacci, una cura per ripulire il corpo di quelli che hanno accettato l'inoculazione di questa terapia genica sperimentale da tutti i veleni che esso immette nel corpo, dai metalli pesanti al velenosissimo ossido di grafene che ultimamente un'equipe di ricercatori sudamericani ha potuto rilevare al microscopio elettronico dentro queste terapie geniche sperimentali. E l'ossido di grafene apporta danni inconcepibili al nostro cervello e in tutto il nostro corpo. Quindi chi è consapevole di questo rischio e di questo veleno e si è pentito e vuole tornare indietro, il Signore nella sua immensa bontà ha ispirato questa cura che viene venduta già nelle farmacie svizzere contro due tipi di queste terapie geniche, non tutti ancora, però intanto è già molto importante. Se volete informazioni, io qui non posso parlare liberamente, andate pure a guardare cercate questa notizia nei canali, io nel mio canale Telegram, molti di noi l'hanno già pubblicata. È quindi una conferma incredibile, i nostri fratelli ce l'hanno detto qualche giorno fa. E oggi scopriamo che questa cura è pronta ed è già in vendita. È straordinario, una prova ancora in più che ci hanno voluto dare. Ma veniamo adesso ai nostri messaggi. Il primo che condivido è un messaggio di grandissima consolazione e speranza che voglio regalarvi dopo avervi dato questa bellissima notizia per tutti coloro che si sono pentiti della inoculazione. E all'afflitti giù davo, giù sulla immaggiura, che giù va bene. Un'esortazione a tirarsi su, a stare positivi, a restare fiduciosi, perché ci dice questa voce che Imma, la Madonna, che è già qui presente con noi, in mezzo a noi, ci rassicura che qua giù andrà tutto bene. E che volete di più? Dovete solo resistere e dire no. Mi chiedono di dirvi in questo messaggio seguente che per ora le luci delle loro navi e dei loro mezzi restano su, sopra le città. Questo per ora, perché poi pensano che magari queste luci scenderanno più in basso e magari atterreranno anche. Ma per ora tutte queste luci che tanta gente vede sono sopra le città, restano su. E devi dire, ho luci su per ora le città. 8 gibi oldukça yüksek bir oranda çıktı.
Quindi per ora restano a vegliare dall'alto. In questo momento la decisione del cielo è questa, di fare, diciamo, un'operazione di ronda, di veglia. E poi però arriverà anche il momento che dall'alto delle città scenderanno in mezzo alle città. Il messaggio che segue adesso ho deciso di farvelo ascoltare perché ci dà l'idea che la parte femminile di questo mondo ha un ruolo fondamentale nel superare questo momento tragico e per aiutare gli altri a passare verso questa nuova dimensione di luce, verso il regno promesso da Gesù Cristo. Mi viene detto con una parola all'inizio che è in dialetto napoletano, che è femmena, cioè donna, femmina, e femmina così come lo è Maria, come lo è la Madonna, parte fondamentale per il progresso dell'umanità, per il progresso spirituale, questa parte materna, questa parte sensibile, animica, che deve operare adesso in maniera più forte e più incisiva. Per aiutare tutti gli altri, per aiutare anche la parte maschile a comprendere, ad approfondire, a diventare più sensibile, a imparare ad ascoltare il proprio cuore per potersi salvare in questa tempesta. Il messaggio è bellissimo e dice così: Femmana, e là il bene muove l'imma. Femmina, la bene muovinum. Quindi anche la Madonna è femmina, è la parte femminile dello stesso Dio, del Dio che è padre e madre. E oggi il bene viene mosso da Imma, viene messo in movimento, viene messo in circolazione in questo mondo, da lei e da tutte le donne, la parte femminile di questo mondo, che hanno sensibilità, che hanno cuore, che hanno desiderio di accompagnare tutti gli altri, tutto il resto dell'umanità in questa nuova dimensione, in questa nuova epoca di amore e di luce. Ma quanto è straordinario questo loro modo di parlare, di unire anche questa parola che poi in dialetto napoletano è meravigliosa, perdonatemi se permettetemi di dirlo, questo femmina, detto in questo modo, veramente riempie l'anima, fa venire i brividi perché rievoca tutto il mondo della dolcezza, della parte più bella di questa donna che oggi tante volte è infangata, offesa, umiliata, sfruttata, venduta e uccisa, è uccisa per odio, per odio, per odio perché non si accetta la sua forza, non si accetta la sua dolcezza, la sua potenza, la potenza di essere femmina. Quante volte vi ho detto che questi messaggi non vanno mai dati per scontati? Il fatto che noi li possiamo ascoltare con questa facilità tutti i giorni non vuol dire che debbano essere relegati alla normalità. Queste cose non sono normali. Questo è un dono gigantesco, come vi ho detto tante volte, un dono speciale che il Padre, vista proprio la situazione tragica di questa terra, ha deciso di fare agli uomini di questo tempo. Ed ecco perché nel prossimo messaggio, questi fratelli ci invitano comunque a rendere lode per questo dono, a rendere lode perché queste onde ci dicono vi portano il cibo spirituale per poter evolvere, per poter capire che esiste un'altra realtà, per averne le prove, per sentirli parlare. E cosa possiamo chiedere di più? È una prova incontrovertibile, voi li potete sentire con le vostre orecchie, ascoltate i loro messaggi, che a volte sono chiarissimi, a volte lo sono un po' meno, ma insomma i messaggi ci sono, ne ho ricevuti milioni, milioni in questi 14 anni di attività nell'ambito della metafonia. Quindi ci invitano a rendere lode, perché dobbiamo ricordarci che questo non è un dono scontato e che comunque queste onde ci portano il cibo più prezioso che possiamo chiedere, quello che serve alla nostra evoluzione come umanità e anche alla nostra, soprattutto alla nostra evoluzione individuale, l'evoluzione del nostro spirito che deve, apprendendo appunto queste verità, evolvere, crescere, portarsi poi nelle altre incarnazioni tutto ciò che ha appreso. E questa metafonia ci fa fare un salto evolutivo enorme, per cui ecco cosa ci vengono a dire.
e da giù lode, cibo da lunde. Quindi l'invito a lodare, a lodare il Signore per questo, a ringraziarlo per questo dono, perché le onde ci portano questo preziosissimo cibo. Le onde radio che appunto permettono a loro di parlare con noi, ovviamente. Sono sempre felice quando i fratelli confermano quello che io, sempre con un po' di timore, vi confesso, cioè il fatto che io vedo tante di queste navicelle in cielo e con me tantissima altra gente, come vi ho detto. Nel mio canale Telegram quasi tutti vedono queste navicelle sopra le loro case la sera. Qualcuno molto più fortunato le vede anche di giorno e lui sa di chi sto parlando. Comunque, loro vengono a confermare che questa è la verità, ce lo vengono a dire loro, quindi se non volete credere a me, credete a loro. E ci dicono quindi che sono presenti in grandissima quantità. Gli eserciti di Michele sono in un numero sconfinato di unità. Queste navi si vedono dappertutto in tutto il mondo, a flotte, a schiere, e quindi loro ci vengono proprio a confermare questo e ci dicono così: in cielo quanti cieli, anche si dare, fan quai cd. Vi devo spiegare un attimo, per chi non mi segue da tanto tempo, cosa sono i CD. Quando loro parlano di CD, vecchi CD, no? I compact disc, parlano appunto di questi messaggi, di queste registrazioni. A volte, spesso, si sono divertite a chiamarle così. Quindi dicono, ce ne sono tantissimi nei vostri cieli di questi nostri mezzi e sono loro che vi fanno questi CD, queste registrazioni. Se ben ricordate, qualche video fa ci avevano detto che grazie ai piloti delle navi che noi possiamo ricevere queste registrazioni. Probabilmente hanno delle tecnologie particolari, spirituali, che noi non conosciamo affatto, siamo secoli lontani dal comprenderlo, e con queste tecnologie fanno sì che questi CD, queste registrazioni, possano arrivare alle nostre orecchie, ma soprattutto al nostro cuore. E poi ci dicono anche che loro vengono giù, scendono, forse anche inavvertiti, già scendono sulla terra e operano e si danno da fare e operano dietro le quinte di questo mondo per raddrizzare gli eventi storti che vediamo tutti i giorni. E ce lo vengono a raccontare in questo prossimo messaggio. Lì vien giù, si reggi fa. Ovvero, loro vengono giù. Voi leggete, resistete, resistete in attesa che noi saremo lì presenti fra di voi, perché il Signore tornerà e questo sarà il segno della sua discesa in potenza e gloria, chiaramente. Però l'invito è anche a reggere, a resistere. Quella famosa frase che non mi stanco di ripetervi: resistete, dite no ai veleni di Stato, dite no grazie. E quella meravigliosa voce saggia che state imparando a conoscere, che più volte ho condiviso in questi ultimi tempi, ogni tanto fa capolino e viene a portare le sue registrazioni. Ne ho ancora da farvi conoscere e da portarvi. E voglio chiudere questo bellissimo episodio, che spero abbiate gradito, proprio con una delle sue frasi che ci porta una speranza e un'energia incredibile, con il suo particolare modo di parlare, la sua ironia e la sua anche grande dolcezza, come un padre bonario, severo ma bonario. E dice così: pianger, ma dici sta roba ca? Pianger, ma dici sta roba ca? Perché piangete, ci chiede, ma dillo là, che noi abbiamo roba sostanziosa qui per il futuro, abbiamo delle cose belle, perché piangete? Asciugate le vostre lacrime, che il cielo è qui e che i tempi stanno per cambiare, questa roba sostanziosa che loro hanno verrà a cambiare le regole del gioco, quindi non piangete più. Smettiamo di piangere, non è più tempo di piangere, adesso è tempo solo di resistere e di stare a guardare
Come va a finire? Come cade questo sistema del male davanti ai nostri occhi da un giorno all'altro? Ricordate come è caduta la grande e potente Unione Sovietica in una notte sola e sembrava un gigante intoccabile, sembrava eterno e sembrava infinita la sua storia. In una sola notte i suoi piedi d'argilla si sono rotti ed è crollata e così crollerà anche questo sistema. Da un momento all'altro vi accorgerete che intorno a voi non ci sono più quelle facce oscure, non c'è più quel potere malefico, non ci sono più i bassotti che vi dicono che da settembre vi rinchiuderanno in casa perché avete rifiutato il veleno di Stato. Questa gente andrà a finire dove deve finire, nel dimenticatoio della storia e nel dimenticatoio non solo della storia, ma anche proprio di Dio. È lì. E da dove sono venuti torneranno. Quindi asciugate le lacrime, non piangete più. Con questo bellissimo messaggio chiudo qui oggi. L'appuntamento è per domani, dove vi presenterò la seconda parte del video del signor Luciano Pardo. E vi saluto. Ciao a tutti.